Ecco, buongiorno, Ciao siamo con Gino. l'editore Calogero Cordaro che è arrivato proprio questa mattina da Palermo perché sabato a Magenta si inaugura una mostra d'arte importante. Ecco, ci vuole parlare di questo evento? Allora, abbiamo deciso di fare partire la mostra, la prima mostra, adesso, dopo circa un anno e mezzo di chiusura. Raccolgo circa 45 artisti stranieri e italiani, russi, ecuadoregni e italiani. Sono artisti che trattano un tema libero, quindi dal figurativo all'astratto, anche alle installazioni. E spero che va tutto bene. L'inaugurazione sarà sabato alle 17. Sarà presente anche lei, Sì, sono presente ovviamente. anch'io, cercherò di presentare un po' gli artisti che sono presenti, che vengono fisicamente e apro le Ecco, lei è un editore siciliano e si occupa d'arte, di architettura. Ecco, ci vuole parlare un po' della sua attività. Io fondo la prima rivista che si chiama Demetra di architettura nel 95, seguo con alcuni cataloghi d'arte, inizialmente Sicilia Arte Oggi, poi Italia Arte Oggi e poi ancora Libri d'Arte che trattano dal Novecento ai giorni nostri. Poi una serie di monografie ad alcuni artisti italiani, miei clienti, e anche una collana di poesia. Come mai la scelta di Magenta per questa mostra? È perché ho avuto il piacere di conoscere un carissimo mio amico, oltretutto mio cliente, un artista che mi ha proposto di fare il direttore artistico per questo spazio che oltretutto è di sua proprietà e io ho accettato. Quindi voglio vedere se riesco a Magenta a far partire una macchina artistica italiana. E speriamo, se dovesse aver successo, si riproporrà anche in futuro questo Assolutamente, evento. abbiamo già in mente di fare altre due mostre prossimamente dopo che finisce questa. Va bene, grazie mille allora e a presto, grazie.